ce la vuole illustrare un attimo che cos'è questo ritrovamento archeologico marino? Allora, io lo spiego subito. Praticamente questo è una mia immaginazione di vedere queste anfore sott'acqua. Dice, come mai hai visto queste anfore sott'acqua? Io glielo spiego. Perché una volta viaggiavano in quelle navi che avevano tutto il legno, galeoni che trasportavano oli e cose, e allora legavano al palo della nave per farle sbattere uno con l'altro, per riservarle, per conservarle bene, legavano queste anfore per trasportare olio, vino, eccetera, eccetera. E allora questa nave si affonda. Il motivo non lo so preciso, perché si affondavano sia per il maltempo oppure perché si facevano delle guerre. Allora io, la mia immaginazione, ho visto questo tronco con queste anfore sott'acqua. Allora poi... Perché lei è pure un sub, no? Sì, appassiona, perché io certe volte ho trovato qualche cosina, pezzi di anfore antiche, e allora mi è venuta questa idea. Eppure certe volte parlano in televisione che fanno questi ritrovamenti che... Va bene. E allora saluti gli amici di internet che verranno a vedere questa puntata. Saluto. Grazie maestro. Grazie, grazie. Come mai lei è qua, signor sindaco? Perché? Carla a lavorare. La più bella fontana che c'è a Milazzo. Perché devono andare a Milazzo gli amici di internet? Per vedere le cose belle, compreso gli italiani. Ah, bene. Milazzese se dovrebbero andare da Milazzo e far venire altre persone di una certa intelligenza, che perché dopo quello che è stato detto su un giornale locale di quest'opera sarebbe da vergognarsi di essere milazzese. Padre, un saluto per YouTube. Grazie, salutami YouTube e non fare le monellerie di sempre. Ciao, grazie. Ciao, prego. Grazie per il tuo. Grazie per l'applauso. Buona serata. Ci ritroviamo questa sera per questo momento significativo per la vita della città, l'inaugurazione di questa fontana che deve... L'acqua viva, sorgente d'acqua viva. L'acqua mutata in vino, le nozze di Cana, le idrie, vedo anche le conchiglie, che non ricordo soltanto il mare, ma anche il simbolo dell'eternità. Cosa augurare a noi e alla nostra città? Che passando per questa città possiamo essere custodi di un patrimonio naturalistico molto bello. Il Papa nei giorni scorsi a Sydney ha ricordato l'impegno dei credenti e dell'umanità nella tutela delle risorse primarie della terra e la tutela dell'acqua. Consideriamo che 3/4 della popolazione mondiale non ha un goccio d'acqua che sia la terra. Un saluto per YouTube. Sì, qua. Qual è l'augurio per Milazzo? L'augurio che sia purificata da quest'acqua e riconciliata nell'amore. Che vuoi dire per YouTube? La televisione internet. Tutti coloro i quali si collegano di venire a Milazzo per apprezzare quello di più bello c'è nella comunità provinciale. Ospitiamo la sua inaugurazione.